Esatto, se rubo veramente pochi secondi all'inizio di questo percorso, ma ci tenevo a portare intanto i saluti da parte del Comune di Fano e in particolare dell'assessorato alle biblioteche e dell'assessore Samuele Mascarin. E da parte anche però mia, quindi come responsabile dei servizi e di tutto il gruppo di lavoro del sistema bibliotecario del Comune di Fano, perché è un percorso a cui teniamo tutti moltissimo, un percorso che insomma, sappiamo bene essere una proposta del tutto, come dire, non dico unica, ma insomma tra le poche che in questo momento ci sono sul panorama italiano. Questo percorso di educazione civica digitale, che in realtà non inizia oggi, ma è già iniziato da tempo, è possibile anche grazie, ad una preziosissima collaborazione. Voi siete quasi tutti insegnanti e moltissimi del nostro territorio. Io spero che abbiate da sempre dire, interpretato le nostre interferenze come una vera intenzione di collaborazione. Non a caso, da qualche anno abbiamo anche attivato questo settembre pedagogico che di anno in anno si trasforma sempre di più in un momento di coprogettazione, di riflessione, di formazione congiunta tra il mondo della scuola, il mondo delle biblioteche e quest'anno anche il mondo delle librerie. Quindi siamo sempre di più in questa Fano città che legge. Ma tornando a quanto volevo dire prima, ecco, questo corso, questo percorso di educazione civica digitale non sarebbe stato possibile in questa sua articolazione, in questa sua proposta molto ampia, se non ci fosse stata una preziosissima interlocuzione e collaborazione con il Polo 3 di Fano, in particolare con la nostra, diciamo, interlocutrice primaria che è qui anche con noi e che a cui dopo cederò la parola, che è la professoressa Ariano Piermattei, che conoscete, immagino, vostra collega, conosciate bene da tempo, che ci, come dire, ormai da 2 anni, quasi, penso, pieni, si, come dire, relaziona con noi, in particolare con Tommaso Paiano, che è il docente di questo corso insieme a lei, su questi temi che ci stanno particolarmente a cuore, l'information literacy e la digital literacy, che in questo corso, diciamo, prendono un corpo e si articolano ancora in modo più complesso, più ampio e profondo, sì, come dire, articolato, come dire, prendendo lo spazio molto, molto ampio che è quello dell'educazione civica digitale. Io, come dire, su questo tema posso dire che la intendo come un po' la nuova frontiera del lavoro bibliotecario, insieme chiaramente affiancato alla promozione della lettura, intesa nel senso più ampio del termine, ma ecco, sono i due, come dire, due fronti su cui le biblioteche devono e possono fare moltissimo, non solo nel mondo della scuola, ma anche in relazione alla società civile. Ecco, quindi io direi che finisco qui di parlare e ecco, spero che abbiate capito quanto davvero ci teniamo all'inizio. Insomma, in realtà abbiamo fatto sperimentazioni e questo diciamo che è solo un inizio per noi. E vi ringrazio tutti tantissimo della partecipazione. Rinnovo il ringraziamento al Polo 3 di Fano, alla dirigente Augello, però in particolare alla nostra collega ormai quasi, Arianna Bermattei, e al nostro collega invece Tommaso Paiano.
Grazie mille. Io adesso oscurerò la mia telecamera e do la parola, credo, ad Arianna e poi Sì, comincerete subito il corso. precisando che avete ascoltato Valeria Patregnani, Ecco. responsabile del sistema bibliotecario di Non mi Faro. sono presentata, vedi, mannaggia, scusatemi. Bene, no, vabbè, era Hai importante. ragione, Grazie Valeria. grazie. Grazie, allora buon lavoro, buoni lavori, grazie. Grazie, grazie Valeria. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio il sistema bibliotecario di Fano, nelle persone, in particolar modo dell'assessorato e poi di Valeria Patrignani e di Tommaso Paiano, con cui abbiamo lavorato proprio gomito a gomito. E vi porto i saluti della dirigente Augello, che mi ha dato in questo senso un'ampia libertà in quanto a organizzazione di questo corso e a tenuta dei contatti e a costruzione del programma di questo corso, che quindi ringrazio. E la logica e il perché dell'aver costruito un percorso del genere nasce da qualche cosa che in realtà si è andato formando dalle nostre considerazioni, venendo da due esperienze comunque diverse, quelle del bibliotecario e quella dell'insegnante da un lato, accomunati comunque da un periodo di grosso fermento che poi ha preso un'accelerazione incontrollata dovuta all'emergenza che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. E ci siamo resi conto che appunto c'erano tanti punti di incontro e che il ruolo della biblioteca e la vicinanza della scuola e quindi del collegamento tra scuola e biblioteca era da rivedere non perché non andasse bene, ma da rivedere alla luce di quello che è appunto di quelle che sono le nuove frontiere dell'informazione. Anche noi docenti ci siamo resi conto di quanto accelerando così i tempi per il reperimento di informazioni riguardo dei problemi concreti, quello di non sapere dove andare a cercare le informazioni, quello di non sapere di chi fidarsi e quello di non sapere quali strumenti utilizzare e quali possano essere più adatti per soddisfare quelle che sono le nostre necessità, sia un vero e proprio problema. Quindi la scuola, da un lato, deve poter comunque formare nei ragazzi la capacità di autonomamente di reperire le informazioni, di essere in grado di capire, di intendere il messaggio delle comunicazioni che ormai hanno qualsiasi forma, non è soltanto scritta, non è soltanto iconica o verbale, ma abbiamo a che fare sempre con dei media sempre più sfaccettati e sempre più articolati dal punto di vista della comunicazione. Quindi riflettendo e vedendo un po' gli stimoli a cui eravamo sottoposti e le sfide a cui eravamo lo stesso chiamati, ci siamo resi conto che appunto c'è una vicinanza enorme, ancora di più forse oggi di quello che poteva avvenire tempo fa, nel poter costruire insieme un percorso che possa essere appunto davvero fruttuoso. E quindi, prima di tutto, formare i docenti affinché poi dopo i docenti e i bibliotecari possano essere valido aiuto e sostegno alla formazione dei ragazzi o in generale delle persone, degli utenti che si avvicinano comunque alla conoscenza e comunque alla vita quotidiana, che vedete ci chiede sempre di più di fare da soli, perché cioè, a tutti quanti sarà capitato che nello stipulare un contratto, nel gestire la stessa identità digitale, eccetera, eccetera, sostanzialmente la regola è o ce la fai o trovi il modo di farcela. Quindi iniziare un percorso che possa mettere in luce veramente quanti punti di incontro ci sono tra ciò che persegue la scuola, ciò che persegue la biblioteca e che appunto ha come punto di incontro il reperimento dell'informazione e il giusto uso consapevole, critico, autonomo di tutto quello che appunto è informazione, ci sembrava un buon modo per poter riportare in primo piano la collaborazione tra le varie istituzioni che si occupano di diffusione e di creazione della cultura. Tommaso Paiano ha fatto un lavoro enorme, posso dire veramente enorme, di collazione e nel ricercare tutte le occorrenze all'interno dei documenti, cioè lui ha naturalmente quel taglio lì ed è bravissimo nel suo lavoro. Io mi sarei confusa molto prima, avrei spaziato, sarei partita per altri lidi già da tempo, però lui con una ricerca metodica veramente sistematica è riuscito a mettere in piedi un sacco di buone pratiche e di trucchi
nel senso di non magia, non cose appunto apparenti, ma di cose veramente fondamentali per la sopravvivenza appunto in questo mondo di diluvio informativo. Quindi il percorso si articolerà appunto secondo i moduli che avete visto nel programma in Sofia e appunto poi anche pubblicizzato dal sistema bibliotecario, eccetera, e vedrà diversi momenti che porteranno appunto ad indagare diversi punti fondamentali per quanto riguarda una buona cultura dell'informazione, una buona autonomia e un far da soli, ecco, nella informazione. Far da soli che però non deve diventare, come purtroppo negli ultimi anni è diventato, l'essere completamente fuori da quelle che invece sono istituzioni che con la cultura ci lavorano, che sono preparate, che hanno del personale qualificato e che ancora oggi ci dimostrano quanto siano fondamentali nello sviluppo di queste competenze. Quindi ringrazio persone come Tommaso, come Valeria, come l'assessore Mascarin, e istituzioni come quelle che noi troviamo, questo grande patrimonio che abbiamo nel sistema bibliotecario di Fano, per aver dato la possibilità di avere altre professionalità in aggiunta a quelle della scuola. Quindi chiudo con appunto ancora una volta un ringraziamento a tutti quelli che sono intervenuti, alla scuola, al Polo 3 che è sempre aperta a questi nuovi orizzonti, grazie alla nostra dirigente, e quindi lascio la parola a Tommaso in modo che si avvii poi il corso. Grazie. Grazie mille, grazie Arianna, grazie Valeria e soprattutto grazie a tutte e tutti voi presenti, che è bene precisare, non siete solo di Fano, perlomeno non insegnate solo a Fano. Le iscrizioni che sono arrivate tramite Sofia e non solo tramite Sofia, provengono appunto anche da altre città italiane, dal Trentino fino alla Sicilia. E quindi e probabilmente anche in questo momento tra i presenti, appunto, abbiamo la possibilità, ho la possibilità di presentare alcune cose, anche al di là di Fano. Detto questo, per me è veramente un onore poter fare una lezione, naturalmente, a tanti insegnanti di Fano, che certamente, forse nella maggior parte già conosco, già ci siamo conosciuti fisicamente, no? Dentro la Mediateca Montanari o addirittura dentro le scuole, perché ormai sono anni che organizziamo attività appunto che si svolgono o nella biblioteca o nella scuola e che hanno a che fare comunque con la competenza informativa. Questo per dirvi sin da subito che in realtà questa lezione, questo ciclo di lezioni, questo ciclo di 8 lezioni, è il frutto di un lavoro di anni svolto in presenza. In presenza significava lavorare con carta e penna, ma anche lavorare evidentemente con gli strumenti digitali. Quando è arrivata la pandemia, naturalmente siamo stati, come tutti, chiusi in casa e abbiamo dovuto provare a immaginare come convertire quello che facevamo in presenza e online, farlo diventare solo online. Quindi ci siamo riusciti, abbiamo visto davvero centinaia di persone in questi mesi, a partire da maggio, tra grandi e piccoli, piccolissimi, anche bambini di terza elementare, e grandi appunto docenti come voi, docenti bibliotecari come voi, e abbiamo scoperto un sacco di cose, che magari intuivamo, ma in realtà non ci eravamo poi davvero mai cimentati per lo sperimentare. Quindi ci tengo anche a dire che l'ambiente digitale in cui siamo ha una sua specificità che è molto importante conoscere, è molto importante praticare, perché può dare dei buoni risultati. Perlomeno io spero di riuscire naturalmente con voi a fare questo percorso e renderlo proficuo, soprattutto per voi. Abbiamo 8 appuntamenti da qui, da oggi, che è il 10 settembre, fino al 5 di ottobre. Dopodiché, fino al 30 di novembre, ci sarà tempo per voi per restituire,
come compito finale, come dimostrazione, diciamo, dell'avvenuto apprendimento, dell'avvenuto, della partecipazione, ecco, a questa esperienza, verrà chiesto di elaborare un piccolo progetto. Non vi preoccupate, non è niente di difficile, soprattutto alla luce poi dello svolgimento degli 8 incontri, durante i quali vi daremo, sia io che poi la professoressa Pier Mattei, la quale seguirà nello specifico il 7º incontro dedicato alle tecnologie per la didattica della competenza informativa. Ecco, in questi 8 incontri vi forniremo di continuo naturalmente gli elementi che poi voi potrete decidere liberamente naturalmente di adottare per coronare un percorso che speriamo sia quanto più proficuo possibile. Il totale delle ore che verranno riconosciute è di 25, quindi 16 in presenza digitale, e 9 a distanza, intese come lavoro individuale di studio e approfondimento individuale o di gruppo. Nessuno vi impedisce di eventualmente aggregarvi per scuola di provenienza, per disciplina, insomma, per qualsiasi motivo, e provare a fare un progetto condiviso. Non è assolutamente obbligatorio presentare un lavoro esclusivamente individuale. Questi 8 incontri sono propedeutici, cioè di fatto sono incontri in cui vedrete, faremo delle cose semplici, semplici ma non banali. Non banali perché non possiamo dare niente per scontato, non potevamo dare niente per scontato prima, quando non eravamo nell'epoca digitale, non possiamo darlo per scontato evidentemente oggi, men che meno in una situazione come questa, dove siamo comunque costretti ad assumere dei comportamenti imprevedibili, imprevisti. Ognuno di questi incontri ha una sua specificità, ha degli elementi di simulazione, di lezioni che voi potete eventualmente tradurre, trasporre nel vostro ambito didattico. Tra l'altro, chiudo parentesi, non solo provenite da tutta Italia, ma in più provenite anche da diverse tipologie di scuole, quindi dalle primarie, alle secondarie, di primo e secondo grado, e ci sono naturalmente anche tanti bibliotecari. Quindi trasversalità e l'educazione civica, che è il tema come dire, il tema quadro, il quadro, il framework all'interno del quale si svolgono queste lezioni, è un tema trasversale, lo sapete meglio di me, soprattutto chi lavora dentro le scuole, sa che ormai è diventato obbligatorio prevedere delle attività da svolgere per addirittura 33 ore annuali. A partire dalla scuola dell'infanzia, non so come nello specifico, ma sicuramente a partire dalla primaria e poi fino alle secondarie. Praticamente diventano quasi, cioè oltre 400 ore di formazione che un bambino e poi un ragazzo svolge nell'arco della sua giovane vita. Quindi sono 400 ore che varrebbe la pena probabilmente spendere nel miglior modo possibile. Prendendola anche come opportunità per noi per sperimentare, per imparare a partire dalle basi, a partire appunto da elementi propedeutici, quindi non faremo informatica lunare, ecco, non dobbiamo andare nello spazio, dobbiamo rimanere qui e naturalmente lavorare nelle nostre scuole, entrando e uscendo dalle aule fisiche e dalle aule digitali con quanta più facilità possibile. E l'obiettivo naturalmente finale di questo corso è quello di farvi maturare la capacità di organizzare piccole o grandi lezioni o unità di apprendimento sulla competenza informativa e digitale. Più competenza informativa che digitale, cioè nel senso focalizzeremo molto sulla funzione delle fonti informative all'interno dei processi di apprendimento. La lezione di oggi, infatti, è titolata proprio così: Fonti informative e apprendimento collaborativo.
Allora, da questo momento finisco, diciamo, questo cappello introduttivo che era naturalmente doveroso, forse ho anche dimenticato qualcosa, ma magari mi verrà in mente nel frattempo. Comincio a rapportarmi con voi come se fossi in una vera e propria lezione, come se fossi davanti a un'aula di bambini di terza elementare o di ragazzi o di adulti. Naturalmente io devo utilizzare per forza un linguaggio basico, basilare e trasversale. Poi ognuno di voi naturalmente tradurrà in base al suo contesto. È chiaro che questa lezione simulata verrà interrotta spesso da me stesso perché ho bisogno di fare delle metariflessioni con voi, di vedere che cosa sta succedendo, eh. Sono naturalmente riflessioni che di norma non faccio in classe con i bambini di terza elementare, con quelli delle medie o delle superiori. Cioè, magari sì, ogni tanto facciamo delle riflessioni, però ecco, nel vostro caso, trattandosi di professionisti, di professioniste che già lavorano, quindi hanno bisogno di concettualizzare naturalmente e quindi portare nella propria cassetta degli attrezzi delle evidenze, niente. Quindi tenete conto. Tenete conto di questa cosa, simulazione e naturalmente metariflessione. Per cui ecco, Scusa se ti prego, interrompo, Tommaso, per prego. quanto riguarda il questionario per registrare la presenza. Bene, ecco, vedi, già mi stavo dimenticando perché naturalmente sono anche un po' emozionato e quindi alcuni passaggi li do per scontati. Invece, già comincio quindi subito con questa cosa, senza neanche ancora andare in presentazione, vi mando nella chat di Zoom, nella quale siete collegati, vi mando un indirizzo a un questionario, cioè non a un questionario, sì, è un modulo tipo questionario, eh. Nel quale dovete compilare quattro campi, sono nome, cognome, indirizzo email, città di lavoro, anzi cinque campi, e poi specificare se vi siete iscritte tramite Sofia oppure no. Quindi come faccio a mettervi nella chat questo link? Eccolo qua. I colleghi poi mi aiuteranno eventualmente, i colleghi della Memo mi aiuteranno eventualmente a rimandarlo se dovesse qualcuno dovesse uscire dall'aula e poi rientrare e non rivederlo più. Comunque, vedete, io vi ho mandato un link, potete rispondere ora, potete rispondere con calma anche durante la lezione. E si tratta appunto di raccogliere le vostre presenze. Le presenze le raccogliamo in questo modo, nell'arco, diciamo, dello svolgimento delle 2 ore. Condividendo di tanto in tanto con voi, con chi non ha risposto, questo link. Basta rispondere una volta, naturalmente, non c'è bisogno di rispondere più volte. E penso che sia abbastanza facile, se volete, posso anche andare a questo punto in presentazione e magari farvi vedere come appare alle vostre, come dovrebbe apparire. Vediamo un po', anteprima, dovreste vedere mi confermate? Riuscite a vedere la mia presentazione? Sì? Sì, siamo. Bene, perfetto. Vedete, Educazione Civica Digitale, registro presenze 10/9/2020, e qua nome, cognome, indirizzo email, città di lavoro, iscrizione tramite Sofia, sì, no, e invia. E dovrebbe essere sufficiente. E man mano che le vostre risposte arrivano, vedete, naturalmente io già riesco a vederle. Vedete, qua c'è un contatore in questo momento che si incrementa man mano che arrivano le vostre risposte. Così ne approfittiamo anche per vedere, ad esempio, una funzionalità di Google, della suite di Google, che magari ci è capitato già altre volte di utilizzare, ma insomma, ecco, per la gestione dell'aula potrebbe essere. Chiedo scusa, per gli organizzatori. Allora, mi è arrivata una telefonata della professoressa Tiziana Conti. Non so se qualcuno riesce a contattarla gentilmente tra gli iscritti Ci posso pensare del Polo 3. Chiedo scusa, io. scusatemi per questa cosa, ma evidentemente mi ha chiamato perché non riesce forse a collegarsi. Va bene, intanto sono arrivate 23 risposte, rispondete con calma, ripeto, adesso passiamo subito a iniziamo la lezione. Quindi normalmente io se fossi in un'aula digitale direi buongiorno
ragazzi e ragazze oppure bambini e bambine, questa mattina affrontiamo insieme un tema, il tema lo scelgo io, lo scelgo, e questa mattina il tema è il carnevale. Questa mattina ci occupiamo del tema del carnevale e dobbiamo fare un po' di lavoro, dobbiamo fare su questo tema, cercare di imparare quante più cose possibile. Naturalmente la prima cosa che faccio, sia quando sono in presenza fisica, sia quando sono in presenza digitale, è quella di cercare di attivare la memoria, i ricordi, le esperienze pregresse, quindi le preconoscenze, eventualmente anche i pregiudizi, i preconcetti che i bambini hanno. E come faccio? Se sono in presenza, naturalmente posso anche avere una lavagna con i gessetti, raccogliere le loro parole e registrarle sulla lavagna. Se sono in un ambiente digitale come questo, che ne so, sono una classe di terza elementare oppure di quinta superiore, poco importa. Adesso il tema, naturalmente, ho scelto il carnevale perché è abbastanza trasversale. Voi immaginatevi di poter fare una lezione su qualsiasi argomento, scienze, letteratura, storia, non importa l'argomento. Il carnevale però è sufficientemente trasversale e ricco di aspetti che forse è uno degli argomenti più facilmente trasponibili in una classe così ampia come la nostra, no? Quindi cosa faccio fare ai ragazzi? Li faccio collaborare con un software ci consente di fare brainstorming, ci consente di fare un pochettino di raccolta di parole. Come faccio a raccogliere queste parole? Apro un browser, in questo caso ne apro uno che si chiama Opera, ma voi non ci fate caso, adesso potete anche utilizzare Chrome, potete utilizzare Mozilla. Io apro Opera, vedete, ho un motore di ricerca mio, non esiste solo Google come motore di ricerca, in questo caso uso Ecosia, e cosa faccio? Cosa cerco su Ecosia? Cerco Mentimeter. Mentimeter. Che cos'è Mentimeter? Vedete, è un'applicazione che raggiungo cliccando su questo link, è un'applicazione che mi permette di fare delle presentazioni, cioè di aprire una lavagna che poi posso condividere con gli altri partecipanti, in questo caso voi stessi, in questa aula. Allora, vado nello spazio delle mie presentazioni, già naturalmente già qualcuna ne ho, e questo pomeriggio con voi naturalmente apro una nuova presentazione, anche per farvi vedere come funziona. Creo questa nuova presentazione che chiamo Carnevale. Il tema è il carnevale, quindi la presentazione la chiamo Carnevale. In qualche frazione di secondo, vedete, mi viene aperta una slide, una lavagna, uno spazio bianco nel quale sulla destra mi viene specificato che posso specificare che tipo di visualizzazione voglio far ottenere ai risultati che poi voi tra un attimo mi inviate. Per fare brainstorming, quindi per raccogliere un po' di preconoscenze, senza dubbio è interessante utilizzare ad esempio la nuvoletta di parole. La nuvoletta di parole. Bene, vedete, qua mi propone, sulla destra, mi propone di specificare qual è la tua domanda. Allora, la mia domanda che rivolgo a voi come rivolgerei eventualmente ai miei piccoli allievi, che cos'è il carnevale? La domanda di partenza per cominciare, come dire, a scaldare l'aula è questa. Ognuno di voi ha la possibilità di inserire fino a 3 risposte. In ogni volta. Però, ecco, siccome si tratta di un brainstorming, io vi do la possibilità anche di risvolte inserendo ogni volta 3 parole chiave che secondo voi esprimono il contenuto del. Bene, una volta che ho impostato che ho impostato questa lavagna, è il momento di dirvi come fare a farvi rispondere. Ecco, voi adesso state vedendo questa parte, di solito con i ragazzi non la faccio vedere a voi perché magari vi può interessare come tutorial per andare subito al dunque, ecco, e farlo subito anche con i vostri ragazzi. Qua in alto a destra ho il pulsante presenta. Ecco, voi dovete fare che cosa in questo momento? Dovete aprire una scheda di un browser, quello che vi pare,
e portarvi sul sito www.menti.com e utilizzare il codice 892343 7. Ripeto, www.menti.com 892343 7. Per semplificare, vi faccio vedere come fare eventualmente se qualcuno di voi dovesse avere delle difficoltà. Attenzione, questo esercizio sono riuscito a farlo con bambini di terza elementare, aiutati dai genitori, naturalmente la prima volta, aiutati dai genitori la seconda, dalla terza volta andavano da soli, naturalmente, perché si tratta di aprire una nuova scheda su un browser, scrivere www.menti.com, dare invio. Ecco, vedete, vi compare una mascherina in cui vi viene chiesto di inserire il codice. Il codice voi magari l'avete già copiato. Ecco, il codice 892343 7. Cliccate su Submit e a questo punto, vedete, qua potete inserire delle parole. Potete inserire, cliccare di nuovo su Submit e man mano che voi inviate le vostre risposte, anche ricorsive, perché potete rispondere anche più volte, i risultati li andiamo a visualizzare in diretta sulla mia presentazione. Se fossi in aula, i bambini o i ragazzi hanno un tablet, hanno un telefonino, quella che voi avete visualizzata sulla mia presentazione è la LIM, mentre loro lavorerebbero sui loro dispositivi, computer, tablet, telefonini. Quindi si può fare, vedete, in un ambiente esclusivamente digitale, si può fare in un ambiente ibrido, fisico e digitale. Che cos'è il carnevale? Adesso piano piano le vostre risposte cominciano ad arrivare. Vedete, fino ad ora siamo a 7, qua in basso a destra vedete il numero delle risposte. Che cos'è il carnevale? Una manifestazione, un fenomeno culturale, maschere, allegria, mondo rovescio. Ecco, io vi aspetto adesso perché vorrei che quante più persone possibili, insomma, ecco, sperimentassero questa cosa, anche perché poi la riprenderemo di continuo anche nei prossimi incontri. Cercheremo di farne uno strumento quanto più, cioè, più conosciuto possibile. Ecco. Quindi, se riuscite a rispondere ora, riuscirete anche a rispondere alla fine della lezione, quando vi richiederò di nuovo di utilizzare lo stesso software per un altro scopo. Per chiudere la lezione, vedete, lo utilizzo Mentimeter in apertura e in chiusura della lezione. Per cui pian piano adesso le vostre risposte stanno arrivando. Se avete dei problemi, naturalmente voi scrivete anche in chat. Io stesso, qualcuno dei miei colleghi, proverà naturalmente a venirvi incontro. Normalmente, ripeto, i ragazzi, i bambini, i ragazzi ce la fanno, solo la prima volta, un po' come gli adulti, la prima volta possono restare un attimo disorientati, dalla seconda, terza volta in poi si va. E ci tengo anche a precisare che in questo momento voi state rispondendo in una modalità totalmente anonima, per cui ecco. Da una parte avete massima libertà di espressione, dall'altra potrete anche rischiare che qualcuno risponda in maniera poco pertinente. Allora, questa educazione, diciamo, civica, questa etichetta da mantenere nel mondo digitale, naturalmente va anche un po' costruita. Magari all'inizio i bambini tendono a fare un po' i birichini, poi col tempo capiscono che si tratta di un vero e proprio esercizio didattico di apprendimento e quindi non scherzano più dopo un po' perché hanno bisogno naturalmente di esprimere quanta più ricchezza possibile. Bene, le risposte cominciano a diventare consistenti, ne abbiamo già 18. Vedete, man mano che le vostre risposte arrivano, se si somigliano, vedete la parola festa, ad esempio, sta assumendo una dimensione più grande man mano, perché evidentemente molti di voi la stanno utilizzando esattamente così come la vedete rappresentata. Vedete, ci sono alcune parole più grandi, altre più naturalmente più piccole. Man mano vedo che arrivano anche delle domande in chat, provo eventualmente anche a dare un'occhiata. Ma forse
Forse è bene. No, non riesco purtroppo a dare un'occhiata. Da qui adesso sono in presentazione, è bene che rimanga focalizzato su questa schermata. Bene, vedete, naturalmente gli aspetti del carnevale che state cominciando a mostrare sono tanti. Si tratta di una festa in cui ci sono delle maschere, in cui c'è allegria, in cui c'è il grottesco in movimento, c'è il mondo alla rovescia, mondo capovolto, fritto, ecco, vedete, entra anche l'aspetto, diciamo, gastronomico e quindi della tradizione alimentare, la musica, lo stare insieme. Sono tutti aspetti del carnevale che evidentemente dimostrano, allora, nel vostro caso siete adulti, è chiaro che lo sappiamo che cos'è il carnevale. Se la domanda la fate dei bambini o dei ragazzi, magari alcuni aspetti del carnevale non li conoscono affatto, quindi in questo modo voi riuscite anche a capire quali sono le conoscenze di partenza sulle quali poi andate ad innestare l'ulteriore approfondimento, no? Anche le preconoscenze alle quali ancorarsi, come dire, per poter poi sviluppare l'attività. Bene, io vedete qua le risposte sono diventate 27, anche se qualcuno di voi non ce l'ha fatta a rispondere, come dire, abbiamo bisogno di andare avanti. L'importante è che io spero che abbiate, come dire, compreso il significato metodologico anche che c'è dietro quell'uso di questo piccolo software. Allora, questa è una prima fase di brainstorming. Allora, normalmente al brainstorming vale la pena dedicare i primi 20 minuti, 20 minuti, mezzo, cioè, non so, dipende se l'argomento è la prima volta che lo proponete, insomma, potete dedicare anche un'intera lezione al brainstorming. E per questo motivo io vi faccio vedere subito un altro software, e vi faccio anche utilizzare da subito un altro software, per fare un brainstorming un pochettino diverso. Un pochettino diverso, un po' più articolato forse. E chiudo quindi, cioè lascio aperta la possibilità di rispondere per voi, però ecco, cambio ambiente, torno sulla slide dove ero prima, ma in particolare vado a cercare dentro la mia cartella di Drive, dove conservo i materiali che condivido con voi e ai quali poi molto presto, a partire dalle prossime lezioni, comincerete anche ad accedere. Vedete, dentro il mio Drive ho una cartella che ho chiamato Educazione Civica Digitale Fano. Allora, qua dentro cosa faccio? Ho già due file, vedete, ma adesso non importano questi file, a me interessa creare un ambiente in cui raccogliere appunto e tenerle salvate anche su Drive. Drive mi dà la possibilità, cioè Google mi dà la possibilità, cliccando in alto qua a sinistra sul pulsante nuovo, di scegliere quali tipi di software mi servono. Mi può servire un documento, può servire un foglio di calcolo, una presentazione. Se sfogliate il menu, il sottomenu, trovate quasi al fondo Google Jamboard. Cito, vedete, mi propone di creare, condividere, e rendere condivisibile questo file. Quindi attenzione, non lo apro solo sul mio computer, lo apro in una modalità di condivisione. Vedete, in qualche secondo mi viene aperta una lavagna bianca nuovamente. Qua in alto a sinistra mi dice che è un jam senza titolo. Noi glielo diamo un titolo, gli diamo il titolo Carnevale. Clicco su OK, vedete il nome del Jamboard adesso è cambiato. Come funziona questo spazio? Questa è una lavagna sulla quale posso scrivere utilizzando gli strumenti che ho qua sulla sinistra. Allora, il quarto a partire dall'alto si chiama nota adesiva. Se clicco su nota adesiva, posso scrivere qualcosa. Salva, vedete, posso scrivere qualcosa che viene riportato sulla lavagna come post-it. Naturalmente, ci sono anche altri strumenti, ma per ora ci limitiamo a fare questo. Come faccio a condividere con voi la possibilità di interagire su questa lavagna e continuare quindi il brainstorming sul carnevale? Allora,
uso la modalità proprio più semplice di tutte, cioè anche dal punto di vista proprio gestionale, perché ce n'è una difficile, tipo quella qua in alto a destra, vedete c'è un pulsante, condividi, potrei mandare ad ognuno di voi via mail l'invito, eccetera, quindi rendervi tutti partecipi in chiaro, ma io adesso non ho neanche il tempo di farlo. E poi mi interessa comunque mantenere il vostro anonimato. Perché non mi interessa adesso stare a capire chi di voi ha dato un certo tipo di risposte. Quindi cosa faccio? Copio l'indirizzo in alto qua sulla barra dei link del browser, quindi lo seleziono, tasto destro, lo copio, vengo sulla chat dove stiamo, sulla chat nella quale adesso state, nell'aula nella quale stiamo partecipando, e incollo questo indirizzo. Voi dovreste già vederlo sulla barra destra, ci cliccate sopra e in una frazione di secondo siete dentro l'ambiente. Vedete, comparite come anonimi perché ognuno di voi ha un'icona, un avatar di un animaletto, sostanzialmente. Vedete, man mano che voi cliccate su quel link, voi comparite nell'aula, vedete, siete già in 14, quindi probabilmente già qualcuno di voi già li conosce questi strumenti. Attenzione, siamo solo all'inizio del percorso, abbiamo bisogno di impostare metodologicamente alcuni strumenti, capire che cosa ci servono per poi focalizzare sul ruolo delle fonti informative nell'apprendimento. Quindi siamo solo all'inizio e se qualcuno dice, oddio, di che cosa stiamo parlando, non vi preoccupate, non è questo il focus non è solo questo il focus della lezione. Quindi, man mano che voi entrate, potete cominciare a cliccare sul pulsantino nota adesiva e mettere le vostre risposte. A che cosa? Adesso vi faccio la domanda, naturalmente. Allora, cosa fareste per approfondire il tema del Carnevale? Salva. Bene, la domanda ve l'ho posta. Adesso voi, man mano che rispondete, potete mettere i post-it al lato di questa mia domanda che io da amministratore, ad amministratore, in realtà tutti abbiamo gli stessi superpoteri in questo ambiente, in questo momento, quindi anche voi eventualmente potrete spostare le risposte. Aspetto che comincino ad arrivare delle risposte, quindi ecco, chiederei agli studenti se e come lo festeggiano. Bene. Ecco, per favore rispondete a questa domanda da adulti. Vi pregherei di rispondere da adulti. Cosa fareste per approfondire il tema del carnevale? Ricerca immagini su Google, una ricerca da trasformare in una recita teatrale. Farei svolgere una ricerca su documenti. Vedete, man mano che le risposte arrivano, io le metto in ordine. Sono, come dire, un po', cerco di fare un po' il regista in quest'aula, cercare di mettere in ordine le cose per evitare che si sovrappongano. Quando tra un po' avremo riempito la prima lavagna, vi faccio vedere come si può duplicare, triplicare e rendere forming anche piuttosto lungo. Materiali audiovisivi, ricerca immagini, fare ricercare materiale in internet, ricerca immagini e visi del periodo di carnevale. Non focalizzate sui contenuti specifici, cercate di focalizzare la metodologia. Che cosa fareste per imparare qualche cosa sul carnevale? Cioè una domanda aperta, che vi consente di dare delle risposte, come dire, metodologiche. Da dove inizieresti e dove finiresti? Certo, una ricerca da trasformare in una recita teatrale è un obiettivo specifico, ma in questo momento a noi ci interessa capire come dire, la procedura che attivereste. Scoprirei e approfondirei il significato di giullare, sì. Quindi una ricchezza di contenuti. Non focalizzate solo sui contenuti, provate a focalizzare sulla metodologia, come si fa a imparare qualche cosa sul carnevale? Trasformare. Allora, vedete, adesso è quasi piena ormai questa lavagna. Per crearne un'altra e per evitare che tra un po' non si capisca più nulla,
Guardate, in alto il pulsantino, ci clicco e a sinistra o a destra, vedete, posso cliccare su più e aggiungere altre lavagne vuote. Vedete? Man mano che si riempiono le lavagne, la prima lavagna non ci sta più nulla, bene, la chiedete ai ragazzi, chiedete ai bambini e ci riescono, vi posso garantire che ci riescono assolutamente, chiedete ai bambini di cominciare a rispondere sulle altre lavagne. Quindi trasferitevi tranquillamente, basta cliccare sulla lavagna. Voi ne potete aprire fino a 20, ne potete aprire di lavagne. Questo strumento è stato potenziato enormemente negli ultimi mesi perché è stato utilizzato tantissimo, è stato utilizzato. Addirittura volendo potete anche, come dire, magari spostare, no? Sulle altre lavagne i vostri commenti. Siccome qualcuno mi ha fatto presente che farebbe cercare delle immagini, voi lo sapete che in questo ambiente potete anche cliccare sul pulsantino Aggiungi immagine e fare una ricerca o sul vostro computer oppure, vedete, su immagini di Google. Per cui se scrivete carnevale, vedete, saltano fuori un po' di fotografie, supponiamo sia questa adesso quella che vi interessa di più. Ed ecco qua, in qualche secondo avete immesso anche una immagine all'interno delle lavagne per il brainstorming. Quindi se qualche bambino, qualche ragazzo preferisce, come dire, esprimersi utilizzando altri codici, che non sono solo testuali, perché noi fino a qui abbiamo utilizzato solo parole, ecco, posso, ecco, bravissima, bravissima, vedo che ecco, conviene metterla naturalmente nelle lavagne vuote. Se state facendo un esercizio, l'esercizio di caricare un'immagine, spostatevi nelle lavagne vuote. Io ve ne aggiungo altre adesso. Le potete aggiungere anche voi eventualmente. Ecco, e qua stiamo praticamente adesso con una velocità anche davvero significativa, direi, raccogliendo un sacco di punti di vista. È chiaro, lavorando con i bambini, con i ragazzi, poi il lavoro deve essere organizzato dal punto di vista nella maniera migliore possibile. Chiederei alle colleghe che stanno mettendo le immagini sulla schermata dove ci sono i post-it con i testi, di spostarle o di cancellarle, di ricaricarle nelle altre lavagne vuote, perché se no così, vedete, diventa un pasticcio. Allora, va benissimo come esempio questo pasticcio perché in effetti con i bambini, con i ragazzi, se voi gli lasciate la briglia sciolta, quindi li fate entrare anonimamente, soprattutto le prime volte, c'è il rischio che qualcuno si metta a cancellare anche il lavoro degli altri. C'è un comportamento, come dire, no? Sì, è poco pertinente, ma che con il tempo io penso poi si possa anche eventualmente come dire, rendere quanto più collaborativo possibile. Ecco. Bene, bene, vedo che vi state sbizzarrendo. Con i ragazzi, ripeto, fare brainstorming in questo modo è super interessante, naturalmente. Ecco, perché poi cominciano anche a dialogare tra di loro. Naturalmente siamo in un'aula, adesso siamo tantissimi, non possiamo concederci di aprire anche i microfoni. Però se siamo in una nostra classe dove abbiamo 20 ragazzi e li conosciamo tutti, i microfoni naturalmente possiamo anche ogni tanto chiedere di aprirli e di esprimersi in diretta, di fare delle discussioni, fare un debate, organizzare le risposte di un gruppo in una lavagna e le risposte di un altro gruppo in un'altra. Ogni lavagna può diventare dedicata al gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4, gruppo 5. Vedete, avete così tanto spazio dal punto di vista digitale da utilizzare che la classe la potete suddividere a coppie, a fare gruppi di 3, di 4, di 5, a seconda della vostra, insomma, metodologia poi di lavoro dal punto di vista collaborativo. Evidentemente si può lavorare anche in modalità individuale. Io oggi non posso permettermi di dividervi in gruppi, cioè sarebbe pazzesco, perderei probabilmente 2 ore solo per suddividervi, no? Tra l'altro in una classe dove neanche ci conosciamo. Quindi tenete conto di tutti questi aspetti. Io direi che la vostra densità di partecipazione è piuttosto rilevante, quindi
Darei per assodato questo passaggio. Vi ricordo che stiamo comunque registrando la lezione, diventerà subito disponibile da partire dai prossimi giorni, quindi eventualmente poi potrete andare a rivederla e utilizzarla anche come tutorial per ripassare. Quindi, fino a qui, allora, abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto solo brainstorming, abbiamo scaldato, come dire, i neuroni e ci siamo, abbiamo attivato la nostra memoria, i nostri ricordi, eventualmente anche i nostri pregiudizi. L'abbiamo fatto su due lavagne, vi ripeto, diverse. Abbiamo espresso tanti aspetti del carnevale, sia dal punto di vista della sua sostanza, cioè che cos'è il carnevale, sia dal punto di vista della procedura che utilizzeremmo per imparare qualche cosa di più. Ecco, e adesso io ho bisogno naturalmente di chiudere, cioè di chiudere, lo lascio aperto, se voi volete continuare a giocarci fatelo pure, però eventualmente vi consiglierei meglio a questo punto di portarvi sulla schermata della mia presentazione perché ho bisogno di focalizzare con voi su qualche concetto di base che ci servirà per tutto il percorso. Eh? È uno schemino semplice, semplice, che però diventa anche molto efficace da fare vedere ai ragazzi talvolta per spiegargli che la realtà è complessa e talvolta per imparare delle cose non c'è solo una via, ma le vie possono essere tante. Allora, senza dubbio, per imparare qualche cosa sul carnevale, e può essere utile fare una cosa che qua dentro non è rappresentata, cioè andare al carnevale, immergersi nel rito in azione e viversi direttamente tutta l'esperienza per cui si riescono a vedere tantissimi aspetti in poco tempo, no? Dal punto di vista alimentare, dal punto di vista del divertimento, delle maschere, dei carri. E l'esperienza, come dire, poi può essere ricca, davvero, davvero, davvero ricca e importante, però non è l'unico modo naturalmente per imparare, cioè no, non è il solo modo per imparare. E, come dire, insieme all'esperienza si possono fare anche si possono seguire anche altri tipi di procedure, chiamiamole così, ecco. Quella che vedete rappresentata qua sulla sinistra è quella di rivolgersi a un esperto. I bambini, i ragazzi vanno dentro la scuola da 0 a 19 anni come minimo, se non abbandonano prima, però grosso modo ormai la scuola dell'obbligo di fatto è vero che si ferma a 16 anni, ma poi insomma se tutto fila liscio uno rimane fino a 19 anni come minimo e dentro la scuola i ragazzi sono circondati da esperti, per cui bisognerebbe, come dire, metterglielo sempre in evidenza, no? Questo discorso. Non sai una cosa, chiedi all'esperto e qualche spiegazione ti verrà data. Per semplificare proprio ai minimi termini, chiedere a un esperto significa, insomma, hai la febbre, non stai a cercare su internet, qual è la risposta al tuo disagio, al tuo problema, alla tua domanda di quel momento, ti rivolgi a un esperto e sicuramente è la maniera migliore per essere sicuro che quello che stai imparando ha un qualche valore. Naturalmente tutti noi siamo immersi nella vita sociale. Adesso io qua ho scritto gruppo, per gruppo intendo gruppo sociale di qualsiasi tipo. Può essere l'aula scolastica è un gruppo. Cioè, vuoi sapere qualche cosa sul carnevale? Chiedi ai compagni, perché no? No? Chiedi al gruppo di lavoro, chiedi al gruppo di amici. Insomma, a differenza che del caso dell'esperto, l'esperto per dire potrebbe essere anche mi rivolgo all'ente carnevalesca della città, no? E chiedo naturalmente più documentazione, più informazione possibile. Pure chiedo ai nonni per dire, no? Che sono esperti perché hanno avuto un'esperienza, cioè hanno comunque un'esperienza molto più lunga della mia. Quella del gruppo naturalmente è un'altra opzione anche più informale, diciamo. La terza opzione che faccio vedere ai ragazzi, gliela faccio vedere in questo modo così anche un po' essenziale, è quella di informarsi. E quando ci informiamo noi, in effetti, che cosa facciamo negli ultimi tempi? Informarsi ormai è diventato, accendi il telefonino, accendi il tablet, accendi il computer, apri Google, perché Google è una specie di tipo di oracolo ormai, scrivo dentro qualche cosa e cerco una risposta. Quindi
Noi in questi otto incontri focalizzeremo in particolare su questo ramo dell'apprendimento, cioè come si impara, che cosa impariamo, che cosa possiamo imparare, quali sono le difficoltà che incontriamo, quali sono i vantaggi, ad esempio, di avere internet o di non avercelo, di avere il supporto di carta o meno, come facciamo a imparare anche velocemente utilizzando l'informazione. Allora, è arrivato, come dire, il momento di farvi una dimostrazione. Ecco, questa cosa, soprattutto le prime volte ai ragazzi, quando gli devo insegnare a fare una ricerca, perché il compito adesso è diventato, ragazzi, il tema era il carnevale, adesso abbiamo capito che con il brainstorming sicuramente ognuno di noi si è arricchito un po' di più rispetto a prima, perché abbiamo fatto un lavoro di gruppo, appunto, adesso si tratta di continuare ad incrementare anche dal punto di vista qualitativo, non solo quantitativo, le nostre conoscenze sul tema, no? Allora, adesso è il momento di informarsi. Se do il telefonino, se do il tablet, se do il computer al ragazzo, che cosa fa? Non al ragazzo, anche al bambino, all'adulto, anche all'anziano, in realtà, se gli pongo lo stesso problema, il comportamento è grosso modo univoco. Non è un caso che nelle risposte al brainstorming ci sia stato qualcuno che abbia risposto: faccio una ricerca di immagini su Google, vado su internet, no? Genericamente inteso. Ecco, appunto, andiamo su internet, vediamo come ci comportiamo quando abbiamo bisogno di imparare qualche cosa utilizzando l'informazione. Bene, come facciamo? Allora, apro un browser, in questo caso apro Mozilla, ne apro un altro giusto anche per farvi vedere la ricchezza di strumenti che abbiamo a disposizione. Il mio motore di ricerca di base è così, ma abbiamo detto i ragazzi, tutto il mondo praticamente ha preimpostato Google sui suoi dispositivi, andiamo su Google, andiamo a interrogare l'oracolo. Allora, che cosa fa un bambino? Che cosa fa un adulto? Deve fare una ricerca sul carnevale perché deve sapere qualche cosa in più sul carnevale. Che cosa farà? Userà le sue capacità linguistiche per formulare un testo alfabetico, quindi carnevale, cliccherà su invio e gli salteranno fuori 32 milioni e mezzo di risultati che manco in una vita probabilmente si riescono a consultare tutti. Come si fa a questo punto a scegliere tra 32 milioni e mezzo di risultati? Come si fa a scegliere l'informazione più pertinente e l'informazione più rilevante? Sono questi qua i due valori fondamentali, no? Della ricerca informativa e non solo, evidentemente, pertinenza e rilevanza. Bene, vediamo qua cosa ci propone Google, cosa ci propone l'oracolo. Allora, ci propone in cima la voce di Wikipedia, poi ci propone il carnevale di Fano, ma perché io sono a Fano, il mio computer è preimpostato con un IP di Fano, ci sono comunque dei misteri, non dei misteri, ci sono delle impostazioni informatiche che fanno, come dire, già Google mi offre dei risultati filtrati anche in modalità sconosciuta. Comunque, guardate un po', sfoglio questa pagina, guardate. Quanto tipo di informazioni ho? Ho testo, immagini, video, mappe, stelline, un muro di testo e poi dopo sotto decine e decine di pagine da sfogliare. Come fa un bambino ad orientarsi nella pertinenza e rilevanza di questo risultato? È ben organizzato tutto sommato il testo. Però dal punto di vista della comprensione del testo, noi capiamo che questo sono frammenti di testo messi lì senza sapere bene neanche perché, non lo so neanch'io, figuriamoci un bambino, la prima cosa che viene in mente di fare naturalmente è cliccare sul primo risultato. E noi clicchiamo sul primo risultato. Poi ci sarà anche uno, qualcuno che dice, beh, se è il primo probabilmente è il migliore. Boh, non lo sappiamo. Esce fuori la voce di Wikipedia, va bene, io la prendo per buona. Però che cosa capisce un bambino o un ragazzo di terza media da un testo, da un apparato multimediale come questo? Quanto tempo ci mette un ragazzo a leggere tutta questa cosa? Che tipo di emozioni
si scatenano nella sua testa nel momento in cui si ritrova un indice, del testo strutturato in questo modo. Io penso che il sentimento principale sia quello del disorientamento, a meno che non si è stati opportunamente educati con questo tipo di risultato, il primo risultato dentro la scuola, mi verrebbe da dire anche le superiori, quasi tutti gli anni, i primi 2 anni delle superiori quasi sicuramente, dal terzo, quarto anno forse si comincia ad avere una cognizione un pochettino più complessa, ma è veramente complesso come testo questo. Eh? È un testo informativo, vedete, misto, per cui c'ha tabelle, immagini, c'ha di tutto in mezzo. Bene, allora, il bambino non ce la fa, il ragazzo non ce la fa. A questo punto che cosa gli dobbiamo insegnare noi? Prima di mandarli a casa assegnandogli le ricerche, la prima cosa che dobbiamo fare, visto che loro non sanno fare ricerca e noi ci lamentiamo di continuo che non sanno fare ricerca, bene, se non sanno farla bisogna che la insegniamo. Come gli insegniamo a fare ricerca? Quali sono gli espedienti minimi di sopravvivenza per non rimanere sepolti da questo muro di testo, immagini, multimedialità? Io vi propongo naturalmente delle risposte semplici, spero non troppo banali. Ritorno al punto di partenza. Al bambino e al ragazzo gli devo spiegare che dopo aver fatto brainstorming, aver raccolto già un po' di idee, bene, lui c'ha già un po' di conoscenze, però vabbè, deve fare la ricerca su Google, va benissimo utilizzare la parola chiave principale, che è carnevale. Però quando cerchi su Google, soprattutto per una ricerca che ti hanno affidato a scuola, per un approfondimento che è davvero preciso, fai seguire la parola carnevale dalla parola chiave dizionario. Perché il dizionario? Perché il dizionario sono centinaia di anni che è uno strumento editoriale prodotto apposta dalla filiera nella filiera della conoscenza per trovare i significati delle parole, quindi delimitarne il contenuto, definire significa appunto anche circoscrivere, no? Evitando, come dire, di affacciarsi a un mare di contenuti che non sono padroneggiabili da una singola testa, diciamo, ecco, o da una testa poco non proprio ben fatta, diciamo. Ecco, allora, vedete, se io faccio seguire la parola carnevale dalla parola dizionario, che ripeto, non è una parola chiave a caso, è una parola che viene dalla tradizione degli ultimi 500 anni, come minimo, quindi non è una mia invenzione, non è un mio espediente. Questo è quello che va fatto in un certo senso. Se stiamo in questa cornice culturale, quelli sono gli strumenti sia fisici che digitali, vedete, sia di carta che digitale. Bene, siamo in un ambiente esclusivamente digitale, al bambino gli faccio vedere che facendo seguire la parola carnevale da quella dizionario, i risultati diventano molti di meno, sempre troppi, ma insomma, visto che ci dobbiamo accontentare dei primi risultati, vedete, avremo il dizionario di Google, che poi in realtà è quello della definizione del dizionario di Oxford, poi avremo la Treccani, che ci piace tanto, abbiamo il dizionario di Repubblica, il dizionario del Corriere, della Sera, il dizionario della Garzanti, eccetera, eccetera. Vedete, Wikipedia già scende giù come strumento. Bene, che cosa insegno a fare ai ragazzi? Dopo avergli fatto capire che devono far seguire la parola carnevale da quella dizionario, gli dico di fare copia e incolla. Come si fa copia e incolla? Vado veloce su questo. Dico, ok, prendi la definizione del dizionario di Oxford, lo selezioni, tasto destro, copia, apri sul tuo computer un file di Word oppure di LibreOffice, come ce l'ho io adesso su questo mio computer. Una volta che si è aperto il programma, tasto destro, incolla speciale, per evitare di copiare un sacco di schifezze, chiamiamole così, vedete, mi viene incollato il testo della prima definizione che abbiamo detto è il dizionario di Google. Dizionario di Google o di Oxford. Bene, e questa è la prima definizione. Ma la prof, o la maestra, o il maestro, mi hanno detto che non devo copiare solo la prima definizione. Quando mi hanno insegnato a fare ricerca, mi hanno detto, guarda, un dizionario non basta. Bisogna trovare più definizioni, bisogna essere quanto più ricchi possibile. Bene, quale ci interessa delle definizioni? Prendiamo quel vocabolario della Treccani? Va bene, prendiamo il vocabolario della Treccani, perché, insomma,
è molto prestigioso. Bene, copiamo il testo. Tasto destro, seleziono, copia. Torno sul mio file di Word, LibreOffice, scrivo dizionario, no, dizionario, non è un dizionario, attenzione, è un vocabolario, voi state capendo che io mando ai ragazzi, senza dirglielo, a citare le fonti. Prima gli faccio mettere il nome della fonte, e poi gli faccio incollare il testo. Il testo. Copia, è un copia e incolla intelligente. Addirittura magari lo facciamo diventare anche più bello, organizzato, con tanto di grassetto. Dopodiché, di nuovo, la maestra mi ha detto che non bastano due dizionari, ne devo trovare tre di dizionari. Bene, prendiamo quello del Corriere, adesso per andare anche veloci. Vedete, ogni dizionario naturalmente ripeterà magari. Oddio, questo l'avevo sbloccato apposta prima. Scusatemi, devo sbloccare. Vabbè, niente. No, niente. Il Corriere della Sera è una trappola. È una trappola con la pubblicità, con tutte le. Eccoci qua, vediamo. Niente, non mi fa copiare. Scusatemi. Carnevale, dizionario. Scusatemi davvero, non volevo, vediamo il dizionario di Repubblica, non dovrebbe farmi questi scherzi. Ecco qua. Bene, vedete anche questa, un po' di, come dire, un po' di alfabetizzazione digitale, anche per me non si finisce mai di imparare. Bene, copio le quattro definizioni che ne dà anche Repubblica, vado sul mio file, scrivo dizionario Repubblica, scrivo dizionario Repubblica. Tasto destro, incolla speciale, bene, ho già raccolto una pagina di testo che non ho ancora letto, quindi non so, francamente non so se, come dire, ci sono scritte delle cose intelligenti o meno, presumo di sì, insomma, ecco, a furia di fare esperienza, dopo un po' imparo che se prendo certe fonti, sicuramente le cose che sono scritte devono essere buone, però non le ho lette, quindi ancora non so di che cosa mi dice in più sul carnevale. Però aspettate, non è finita la ricerca. La ricerca generica all'inizio deve essere ancora proseguita facendo almeno un altro passaggio. Questo è davvero propedeutica della ricerca. Allora, abbiamo cercato con Carnevale, abbiamo detto non funziona troppo testo, troppo rumore, niente, non ci facciamo niente. Un bambino non ci fa niente. Gli abbiamo spiegato per filo e per segno che se mette dizionario le cose diventano molto più utili. Il passaggio ulteriore, dopo aver raccolto le due o tre definizioni di dizionario, è quello di usare una enciclopedia. Perché enciclopedia? Perché la storia dell'editoria, la storia della società occidentale, non solo, la storia dell'umanità, si è dotata, come dire, dell'utilizzo di questo tipo di strumenti. Sono strumenti editoriali pensati apposta per fare che cosa? Un'enciclopedia fornisce, per definizione, una panoramica. Mentre il dizionario definisce, quindi circoscrive, l'enciclopedia apre. Se una voce enciclopedica è fatta bene, dà conto di tutti gli elementi rilevanti di un determinato argomento. Quindi, presumibilmente, sul Carnevale, a questo punto, i risultati non sono, vedete, non sono mai milioni, sono sempre molti di meno, sempre troppi, è chiaro. Però guardate un po', sfogliando rapidamente, qua i risultati sono tutti pertinenti. Non so se sono rilevanti, ma dovrò leggerlo naturalmente per capire se sono rilevanti. Ma pertinenti sono quasi sicuro, perché vedete c'è l'enciclopedia Treccani e poi magicamente compare anche l'enciclopedia dei ragazzi Treccani. E siccome sono la scuola primaria o la scuola secondaria, io non devo fare consultare la Treccani che tutti i giornalisti si mettono dietro tutte le volte che fanno i programmi in televisione. Cioè non è quello lo strumento che devono consultare. Loro devono consultare magari uno strumento editoriale confezionato apposta per il loro livello di apprendimento. Bene, c'è il Carnevale, l'enciclopedia Treccani dei ragazzi, questo lo prendo sicuro. Quindi seleziono il link, la sfoglio rapidamente questa pagina.
mi accorgo che c'è davvero un bel po' di testo, molto di più del dizionario, evidentemente. Mi accorgo anche che il testo è ben fatto, perché vedete, ci sono tutte, c'è la titolazione anche in grassetto, quindi evidentemente il testo, come dire, la Treccani mi aiuta anche, no, nella lettura, in una metalettura, in una lettura distante in qualche modo. Bene, cosa faccio fare ai ragazzi? Intanto gli spiego che c'è un titolo, l'autore, l'anno. Guardate, la Treccani, l'ultimo aggiornamento è del 2005, eh? Il Carnevale potrebbe aver avuto anche delle innovazioni nel frattempo, non lo sappiamo. Però, ecco, sulla Treccani non sappiamo che troviamo una roba del 2005. Se le insegno ai ragazzi a copiare e incollare, nel loro spazio personale possono farlo, naturalmente, devono sento ai diritti, è chiaro, però questo è un tema che affronteremo più avanti. Quindi seleziona, copia col tasto destro, vai sul tuo file di Word, scrivi a questo punto enciclopedia tre. Dei ragazzi, attenzione, citala come si deve, dei ragazzi Treccani, perché se gli metti un altro nome è un'altra cosa, no? Bene, tasto destro, incolla speciale, e guardate un po' che è successo, che adesso ho praticamente quante pagine sono diventate? Sono diventate 4-5 pagine, 4 pagine, Sono 4 pagine di testo. Allora, leggere 4 pagine di testo per un bambino comincia a diventare già, cioè, comincia già a diventare impegnativo. Dipende un po' dalla voglia, ma dipende naturalmente anche dalla competenza. Certo, 4 pagine non sono niente, però sono 4 pagine che devono leggere e che sono molto, cioè, sono molto sintetiche. Sono 3 dizionari e per ora abbiamo detto una enciclopedia. Vedete, abbiamo fatto 4 pagine, il bambino, il ragazzo comunque deve leggersi un testo denso di informazioni. Poi vediamo tra un attimo come facilitargli la comprensione. La maestra, il prof, nel frattempo comunque mi hanno detto che un'enciclopedia non basta. Se devo fare la ricerca sul Carnevale, bisogna che consulto 3 dizionari, anche online, e 2 enciclopedie come minimo. Allora, la Treccani l'abbiamo presa, abbiamo preso quella dei ragazzi perché i prof ci hanno insegnato che quella dei ragazzi comunque è valida. Dopodiché, vedete, posso scegliere altri strumenti. Qua, rimanendo sulle enciclopedie, prendo sapere.it, che è De Agostini. Clicco su sapere.it e trovo una voce sul Carnevale divisa in lessico e caratteristiche. Ottimo, direi, no? Cioè, devo sapere qualche cosa in più sul Carnevale. Una sezione dedicata al lessico, una sezione dedicata alle caratteristiche, le seleziono, vedete? Le seleziono, mi porto, vabbè, adesso la selezione non mi ha funzionato. Vi faccio notare una cosa subito, in fondo c'è anche una citazione bibliografica. Questo bisognerebbe spiegare ai ragazzi che cosa significa. Quello è un riferimento che ci allarga ancora di più lo sguardo sul Carnevale. Però adesso noi limitiamoci a selezionare il testo. Lo copiamo, andiamo sul nostro file, scriviamo sapere.it, perché si chiama così, la fonte, tasto destro, incolla speciale. Bene, abbiamo fatto ormai, purtroppo non c'ho la visualizzazione del numero delle pagine, devo contarle, sono 5 pagine. 5 pagine di materiale che a questo punto bisognerà cominciare a leggere, analizzare, comprendere quindi e poi sintetizzare, perché la prof non mi ha detto che devo fare la ricerca copiando e incollando, solo copiando e incollando, 3 fonti più 2 più 1 più 5. Il punto non è quello, mi ha detto che devo copiarle e incollarle, ma poi dopo le devo leggere e le devo sintetizzare. Allora, sintetizzare naturalmente il materiale che troviamo sul dizionario, sull'enciclopedia. Non è proprio un gioco da ragazzi, non è un gioco da ragazzi, è comunque un punto di partenza. Però attenzione, noi sappiamo che stiamo dando in mano del testo che è molto, cioè che è molto complesso, è abbastanza complesso, quindi i ragazzi dobbiamo essere sicuri che abbiano gli strumenti cognitivi per capirlo, questo testo.
Adesso potrei fermarmi, dire ai ragazzi: guardate, 3 più 2, 3 dizionari e l'enciclopedia bastano. Potrei anche dire ai ragazzi invece: guardate, 3 dizionari, 2 enciclopedie e un articolo di una rivista. Se io scrivo Carnevale rivista, cosa salta fuori? Boh, non si sa cosa salta fuori. Saltano fuori le riviste del Carnevale, cose così. Magari se insegniamo ai ragazzi, come dire, il valore di alcune riviste, per dire Focus, mettiamo Focus Junior addirittura, perché se siamo nella scuola primaria va bene anche Focus Junior. Vedete, tra i primi risultati compare le origini della festa chiamata dell'anno. Prendo ad esempio questo link e il testo è facilmente anche qua leggibile e copiabile. Quindi vedete, lo seleziono, tasto destro, copia, vado sempre sulla mia fonte. Sul mio computer scrivo Focus Junior. Adesso dico solo la fonte, in realtà dovrei anche insegnare ai ragazzi a mettere il titolo della fonte, l'autore, eccetera. Però adesso per semplificare, incollo anche l'articolo di Focus. Bene, adesso ho davvero del materiale adatto a una lettura intelligente. C'è davvero fonti buone, sono sicuro che sono fonti buone. E la prof mi ha spiegato che quelle fonti comunque sono buone. A furia di ripetermelo, io poi l'ho anche metabolizzato, l'ho pure capito. Quindi il copia e incolla l'ho fatto, adesso devo capire che cosa c'è scritto qua dentro. E qua vengono i dolori, naturalmente. Perché per insegnare a fare questa cosa che ho fatto io, cioè, batti e batti ci si riesce, un'ora, 2 ore, 3 ore, 10 ore, non lo so quanta alfabetizzazione digitale, no? Basta qualche ora, dopo un paio d'ore che l'avete spiegato a dei bambini, a dei ragazzi, questa cosa la fanno abbastanza rapidamente dal punto di vista tecnico. Il punto è la qualità del testo e la qualità della lettura. Adesso io interrompo la condivisione. Vengo a vedere qualche vostro viso, che se no da solo proprio. Allora riprendo subito naturalmente, però riprendo proponendovi come dire, una terza fase del brainstorming. Vi propongo un'altra domanda, siccome siamo in troppi, io non posso farvi accendere i microfoni, non si capirebbe nulla. Ma non si capirebbe nulla neanche in un'aula di 15-20 ragazzini, naturalmente. Ecco, se devo fare brainstorming con l'audio non ha senso. Vi ripropongo nuovamente il Jamboard e vi ripropongo una domanda. La domanda che vi faccio tra un attimo, riguarda naturalmente la comprensione del testo e voglio vedere come mi rispondete voi. Poi naturalmente non in base alle poi naturalmente proverò anche a darvi qualche altro suggerimento. E torno quindi in presentazione, fine della e allora torno in presentazione e siamo sul nostro testo qua, però abbiamo detto vogliamo fare un nuovo Jamboard, questo lo chiudo. Vedete, nella mia cartella adesso ho il Jamboard del Carnevale della prima lavagna salvato, ne creo un altro, ne creo nuovo, vado su Google Jamboard, stavolta creo e condivido, sì, perché lo voglio condividere con voi, mi apre un altro Jamboard, è gratuito naturalmente, quindi insomma ne posso fare di lavoro, e questo lo chiamo ad esempio Carnevale 2, giusto per dare una numerazione, per distinguerlo dal precedente. Bene, la domanda sulla nota adesiva diventa questa: che cosa fareste per comprendere un testo? Parlo solo di testo, non aggiungo immagini, suoni, video perché non voglio farla troppo complicata, eh. Per cui, ecco, siccome allora la comprensione del testo, voglio dire, non è che ve ne parlo io, ne parlano le neuroscienze, la psicologia, dell'educazione, dell'apprendimento,
come dire, è un problema che c'è da almeno 5.500 anni, diciamo, ecco, non è proprio nato l'altro ieri come problema. E naturalmente noi non dobbiamo adesso fare un dibattito psiconeurologico, insomma, ecco, dobbiamo, come dire, provare a esprimere un nostro punto di vista su quale procedura, quindi su quale script utilizzeremmo per capire prima possibile un testo nella maniera migliore possibile. Quindi adesso copio in alto nella barra degli indirizzi il solito link in modalità anonima, vengo nella chat che trovo qua. No, questi però sono i partecipanti, scusate, devo riuscire ad aprire la chat. Non devo uscire da qua. Non riesco a vederla. Ah, non riesco a vederla perché ce l'ho qua. Avete pazienza, chattare. Incollo. Ecco, qualcuno mi dice vado troppo veloce. Ok. Sì, vado un po' veloce, è vero. Queste cose poi ve le riguardo. Guardate eventualmente nel video dal punto di vista tecnico. A me interessa adesso che passing e raccolta di informazione. Adesso vi sto ponendo la domanda più difficile della giornata. Questa è la domanda del corso. Cosa fareste per comprendere un testo? Non cosa fareste per copiarlo. Abbiate pazienza, ma le cose naturalmente che vi vorrei fare vedere, vi vorrei fare vedere anche delle altre cose. Ecco. E quindi chiedo a voi di rispondere a questa domanda. Ok, non c'è bisogno, non solo risposte secche, provate a strutturare anche delle risposte più articolate, cioè che cosa si fa per comprendere un testo. Chiedetelo ai vostri ragazzi, vedete un po' cosa vi rispondono. Cioè, ma gli insegnanti gliel'avranno chiesto chissà quante mila volte, naturalmente, queste cose, però adesso, magari nell'ambiente digitale. Allora, io intanto provo ad ordinare, se cambiate colore, magari anche riuscite a distinguere i messaggi, perché sennò se sono tutti gialli, naturalmente. Dopo un po', prevale il giallo e si perdono i contenuti specifici. Orienterei a cercare informazioni per rispondere entro categorie, tempo, spazio, fatti. Categorie, tempo, spazio, fatti. Beh, certo. Sottolineare nel testo con diversi colori le 5 V. Eh beh, certo. Voi siete insegnanti, naturalmente, voi sapete meglio di me quali sono le strategie. Voi siete insegnanti e siete bibliotecari, quindi anche i bibliotecari sanno, insomma, ce le hanno le strategie più o meno implicitamente. È chiaro che ci confrontiamo tutti i giorni con il testo. Leggere ed evidenziare con un colore le parti che ti sembrano più interessanti e con un altro colore le parti che sembrano meno interessanti. Certo. E duplico la lavagna, così se volete insomma, rispondere anche sulle altre, se no tra un po' qua si finirà di nuovo per non farci stare più nulla. E la stessa cosa che faccio io potete fare voi, naturalmente. Potete aggiungere anche voi eventualmente le lavagne. Vediamo, selezionerei le informazioni principali dalle subordinate. Suddivido il testo in paragrafi, individuo il tema generale di ogni paragrafo e le informazioni principali. Sì, naturalmente sono tutte pertinenti le vostre risposte e evidentemente anche rilevanti. Proviamo a spostarne qualcuna di qua. Ne sposto qualcuna di là perché sennò tra un po' non si legge più nulla, non si legge. Quindi mi permetto di fare questo lavoro di trasferimento per conto vostro.
Scanning, scorrere il testo velocemente per individuare alcuni concetti fondamentali su cui tornare con una lettura estensiva, privilegiando quelli che maggiormente mi interessano. Bene, bene. Bene. Bene, prendo anche quest'altro, lo metto sempre esposto, eh? Qualcuno di questi lo sposto perché sennò di là non ci si sta più. Non avremo il tempo naturalmente di leggerli tutti, i vostri contributi, almeno in questo momento, poi possiamo sempre andare a riprenderli nel materiale che condivideremo. Leggerei una prima volta, rileggerei una seconda volta, evidenzierei le parole e i concetti più significativi, ripeterei e sintetizzerei i concetti chiave. Bene, bene, bene. Allora, guardate, sulla lettura naturalmente poi le teorie si possono anche sprecare. Le strategie di sopravvivenza con il testo possono essere diverse, ma addirittura c'è chi non riesce a imparare niente con il testo, ad esempio, ha bisogno di altri linguaggi, altri supporti che non siano solo testuali. Va bene, comunque le vostre risposte ci sono evidentemente sufficienti per farvi rendere conto, cioè per farvi, come dire, sì, per farvi rendere conto del tipo di obiettivo che mi ponevo in questo momento con questo esercizio, no? Raccogliere innanzitutto i vostri punti di partenza, così un po', al momento, improvvisati. Per proporvi poi delle strategie di intervento sul testo, che ne facilitano evidentemente la comprensione. Che ne facilitano la comprensione e quindi, come dire, questa ultima parte del corso la dedico a farvi vedere alcuni software, che ci aiutano in maniera più o meno complessa a lavorare sul testo in maniera significativa. In maniera significativa, quindi in maniera tale da arrivare a comprenderlo prima possibile, anche nel miglior modo possibile, anche la maniera più creativa, se vogliamo, possibile, anche più razionale, no? Logico, creativa, ecco. Allora, mi accontento di queste risposte, esco da questa schermata e torno sul mio file, sul mio file, su LibreOffice, che poteva essere, guardate, no? Word, gli do un titolo, lo chiamo Carnevale. Ecco, allora, io in realtà un soft, come dire, il testo digitale, a differenza del testo di carta, ad esempio, no? Se io leggo su un testo di carta, poi dopo, se voglio analizzarlo, voglio smontarlo, naturalmente lo devo riscrivere, sostanzialmente. Se il testo è già nativo digitale, come in questo caso, a me per comprenderlo mi può bastare anche, che ne so, insegnare ai ragazzi, guardate, qua sopra vi segnate le 5 V, quindi cosa, chi, perché, perché, vabbè, qua la sto sbagliando, scusate, ma perché, niente, la sbaglio, va bene. Cosa, chi, perché, dove e quando, no? Giusto? Allora potrei anche spiegare, ragazzi, guardate, tutto quello che fa riferimento, qualcuno di voi ha risposto, no, con le 5V, tutto quello che fa riferimento al cosa lo metti in rosso, tutto quello che fa riferimento al chi lo metti in blu, il perché lo metti in giallo, il dove lo metti in verde. E il quando lo lasci nero o un altro colore, no? Perché il testo di base è nero, quindi volendo possiamo scegliere un altro colore. Vediamo, prendiamo un viola. Ok? Già su un semplice file di Word, di LibreOffice, in realtà il lavoro sulla comprensione del testo può essere molto facilitato. Io ho 5-6 paginette da leggere, per giunta copiate e incollate da internet, suddivise in base alle fonti. È chiaro che per ogni fonte io so che devo, mentre la leggo, devo cercare di individuare questi cinque elementi, no? Per cui, che ne so, è quando la Quaresima, per dire, diventa viola. Non
Vado avanti, cerco qualche altro elemento, periodo dell'anno antecedente la quaresima di nuovo qua ridiventa viola perché l'avevo trovato prima, che cosa? Balli e maschere per dire, che cosa è rosso, giusto? Quindi balli e mascherate, adesso sto improvvisando, e posso farli addirittura metterli in grassetto. Posso farli diventare grassetti, così mi rimangono anche più evidenti. Mi rimangono anche più evidenti. E così via. Dove, che ne so, se cerco Venezia, da qualche Viareggio, per dire Viareggio è dove, il dove lo dobbiamo classificare con il verde, quindi torno sul mio Venezia, che era qua, o Viareggio, lo faccio diventare verde, lo metto in grassetto. Allora, man mano che leggo, c'ho questa regoletta delle 5 V, non è l'unica naturalmente, e quindi cosa faccio? Il testo lo posso cominciare a manipolare in questo modo. Cioè già dalla prima lettura, in realtà, se conosco la regola, già dalla prima lettura io man mano che incontro i posti, qualcuno mi sfuggirà, magari all'inizio, però intanto io me la comincio, il testo lo comincio a manipolare. Che ne so, ho dei dubbi su alcuni significati, che ne so, carnevale ambrosiano, non so che cosa significa, posso naturalmente aggiungere un commento, fare una ricerca più approfondita, per dire. Adesso perdonatemi la banalità dell'esercizio, ma voglio arrivare a farvi vedere altre cose partendo dalla base minima. I bambini delle scuole elementari, molti bambini delle scuole elementari non sanno scrivere. Non sanno usare la tastiera, non sanno usare un file di Word di base. Per cui ecco, già insegnargli a fare questo tipo di manipolazioni, a partire dalla titolazione, a partire dalla classificazione in base alle 5 categorie, può essere un ottimo esercizio. Naturalmente un testo digitale io lo posso anche sottolineare. Posso prendere delle intere porzioni di testo e dire questo testo diventa grassetto, quest'altro diventa rosso, e adesso davvero faccio, come dire, un po' di pasticcio, ma ci sta, insomma, ecco, devo fare alfabetizzazione digitale di base, quindi capite, io il testo digitale, dopo un minimo di esercizio iniziale, imparo a manipolarlo davvero in un modo semplicemente impensabile sulla carta. E dal punto di vista della comprensione, può anche, con il dovuto allenamento, con la dovuta educazione, in qualche modo, portarmi a capire un testo piuttosto velocemente. Io vi faccio però notare una cosa. Se salvo questo file, adesso, su sinistra, salva con nome, lo chiamo Carnevale, e lo metto, che ne so, dentro documenti, salva. Ah, guarda qua. Vabbè, lo salvo qua dentro. Carnevale 2. No, nulla. Va bene, provo a salvarlo. Ok? Lo salvo sul mio computer. Se dovessi condividerlo con il mio prof, io devo sapere aprire un indirizzo di posta elettronica, quindi un fornitore di posta elettronica, mettere le mie credenziali, allegare il file e mandarlo al prof. Il prof che poi se lo legge magari lo corregge. Se voglio condividerlo con qualche mio compagno, naturalmente io devo allegarlo a un'email, a una chat e condividerlo in questo modo. Quindi, salvato sul mio computer, se lo salvo sul mio computer, il file di fatto rimane sul mio computer. Una cosa banalissima che si può fare proprio di base, davvero, è quella di insegnare ai ragazzi a, dopo aver copiato tutto, andare su Modifica, selezionare tutto, tasto destro, copia. Invece di tenerlo sul mio computer, cosa faccio? Vado nella mia cartella di Google Drive, e come dicevamo prima, dal pulsante nuovo di Google Drive non c'ho solamente presentazioni e foglie di calcolo, ma c'ho anche documenti, cioè file di videoscrittura. Clicco su Documenti, creo e condivido. Perché voglio farlo diventare un file condiviso, tasto destro, incollo, portandomi dietro tutto quello che c'era di là, e se
Non c'è, vedete, riesco quasi quasi a portarmi esattamente tutto quello che avevo sul mio computer, con la differenza, badate bene, che stavolta questo file, che si è un po' smontato rispetto a prima, però in ogni caso mi ci vorranno 5 minuti per rimetterlo a posto, ma adesso io non lo faccio. Però che cosa posso fare con questo documento aperto su Google Drive? Posso copiare l'indirizzo, apro la chat dove stiamo noi, vincollo il link e voi ci entrate, ci cliccate sopra e ci entrate, diventate come me contributori in questo momento su un file che ci serve giusto. Come esercizio, eh? Entrate in modalità anonima. Ripeto, è chiaro che se volete fare identificare i ragazzi, li dovete strutturare naturalmente un invio più complesso, cioè nel senso dovete mandare delle email, eccetera. Non è questo l'oggetto del corso adesso. Adesso a me interessa farvi capire che non solo in digitale io il testo lo manipolo con una velocità supersonica, ma lo condivido anche con il gruppo di lavoro, lo condivido con il gruppo classe, lo condivido con il docente che non ha bisogno di aspettare la mia email, perché basta che va nella cartella dove mi ha detto che devo salvare il materiale e già lo trova già fatto, per cui se lo deve correggere, chiaramente lo troverà già disponibile. Vedete? Adesso molti di voi sono sicuro che questo strumento lo conoscono, però ripeto, a qualche minuto di tempo e poi passiamo all'ultima fase. Vedo che tutti state più o meno manipolando. Ecco, questo mi interessava farvi vedere questa cosa. Come gli altri strumenti, come il Jamboard, come Mentimeter, come altri strumenti di Google, insomma, si può benissimo manipolare il testo. Allora, adesso che fino a qua abbiamo fatto un lavoro tecnico, adesso mi interessa cominciare ad analizzare per davvero il testo. Una cosa che insegno a fare ai ragazzi è questa: selezionare, seguitemi in questo esempio, seleziono tutto, tutto, seleziono tutto in questo momento perché non ho il tempo di andare a fare delle correzioni di dettaglio. Copio. E mi tengo il testo in memoria. Dopodiché cosa faccio? Apro una nuova scheda su Chrome, in questo caso, e cerco un programmino che si chiama Contacarateri. Cerco un programmino che si chiama Contacarateri. Clicco sul primo link che mi compare. Cosa mi consente di fare il Contacarateri? Mi consente, vedete, di scrivere il testo qua dentro oppure di incollare. Siccome ce l'ho già in memoria il testo, cosa fa questo programmino? In una frazione di secondo, vedete, mi analizza il testo, mi dice che in questo testo ci sono 17.931 caratteri, senza spazi diventano 15.000, organizzati in 2.800 parole, 105 frasi, 80 paragrafi, addirittura il tempo di lettura, ad alta voce, no, scusate, tempo di lettura silenzioso e tempo di lettura ad alta voce naturalmente più lenta la lettura. Non solo mi dice il tempo di lettura, quindi quanto tempo presumibilmente mi ci vorrà per farmi passare l'ansia da prestazione per la ricerca che mi ha dato la maestra, eh? Adesso 20 minuti sono probabilmente molto pochi per un bambino, ci vorrà un'ora, va bene? Però tenete conto anche che alla fine, vedete, mi compaiono anche le segnalate le parole più ricorrenti all'interno del testo: carnevale, quaresima, maschere, festa. Queste sono le parole che avevate nominato voi: carne. Non c'ho solo parole chiave singole, c'ho anche sintagmi. Vedete? Mi individuo anche all'interno del testo i sintagmi. Per cui, che cosa voglio farvi vedere con questo? Che in realtà analizzare un testo digitale dal punto di vista della sua struttura generale e della sua struttura sintattica, in digitale diventa un gioco da ragazzi. Quello che sulla carta ci richiederebbe un bel po' di tempo, in digitale riusciamo a farlo
rapidamente. Naturalmente, come dire, fino a qua una lettura sempre molto sommaria, no? Sempre molto, diciamo, generica, non siamo entrati ancora nel dettaglio, nell'approfondimento specifico. Però va bene, intanto so che se mi devo preparare un discorso di un quarto d'ora, perché devo fare la tesina di terzo, della terza media, e deve durare un quarto d'ora il discorso, è chiaro che io il testo posso organizzarlo, dopo averlo scritto, riscritto, eccetera, posso anche misurarlo quantitativamente con questo tipo di strumento. Questo è un giocattolo, naturalmente. Come è un giocattolo, un altro strumento che vi faccio vedere. Si chiama Word Cloud. Word Cloud è uno strumento, ad esempio, che vi consente di fare delle nuvolette di parole. Nel nostro caso specifico, qua sulla sinistra ho la funzione che mi consente di incollare il testo che ho in memoria. Applico la funzione, vedete, praticamente questo software cosa fa? Mi calcola il numero di occorrenze che trova dentro al testo e me le organizza sotto forma. Adesso qua ha usato un'immagine un po' così, un po' confusa, ecco, però volendo possiamo anche cambiare lo sfondo, possiamo anche cambiare il colore, vediamo un po', cambiamo anche i colori, posso anche giocarci, insomma, con il testo, ecco. Ma più che altro io questo ve lo faccio vedere per rendervi conto che con il testo digitale si possono fare delle cose molto, come dire, molto anche carine dal punto di vista del gioco, eh? Però fino a qua, ripeto, stiamo giocando. Lo strumento con il quale non giochiamo più, invece, dobbiamo cominciare, come dire, davvero ad usare la testa, si chiama Voyant Tools. Voyant Tools, a differenza degli strumenti che vi ho fatto vedere un attimo fa, è un ambiente per l'analisi e dei testi digitali, quindi per la lettura e per l'analisi dei testi digitali. È uno strumento che utilizzano i linguisti, che utilizzano i critici letterari, che utilizzano gli editori, che utilizzano i saggisti, che utilizzano tutti coloro che hanno bisogno di fare una lettura distanziata, no? Cioè non si tratta tanto di scendere nel dettaglio del semantico di ogni singola parola, ma di capire come è strutturato il testo, di fare una lettura che dal generale vada poi pian piano spingendosi verso il particolare. In questo caso, vedete, io posso scrivere qua dentro, ma posso anche incollare il testo che ho in memoria. Una volta che l'ho incollato, vi ricordate, sono le mie 5 paginette, no? Di lavoro che ho fatto che vi ho detto avrei fatto con i miei ragazzi. A questo punto, quando io cerco di analizzare quel testo quel testo per capirlo con uno strumento digitale, insomma, ecco, vedete, Voyant Tool ha già un aspetto un po' diverso. Vi fa vedere 5 finestre di base, ma in realtà poi le modalità di visualizzazione sono almeno 30. Sulla sinistra qua, vedete, trovate il solito cloud, la nuvoletta che abbiamo visualizzato più volte anche in questa piccola lezione. Al centro abbiamo il testo, sulla destra abbiamo addirittura un grafico che ci divide il testo in 10 porzioni e per ogni porzione ci dice quali sono, come dire, gli andamenti delle parole all'interno del testo, cioè quali sono le porzioni del testo in cui compaiono certe parole e in cui no. Non solo, in basso qua a destra, trovate ad esempio la parola carnevale inserita nel suo contesto sintattico. Se invece della parola carnevale mi interessa vedere la parola quaresima, cambio la parola quaresima, la imposto e cosa fa questo programmino? Sostanzialmente mi consente di, adesso faccio una visualizzazione più grande, mi consente di vedere la parola quaresima in quale contesto sintattico si trova, cioè di tutte e 5 le pagine. Per cui vedete, per ogni riga, voi trovate il contesto sintattico all'interno del quale questa parola è inserita. Significa che faccio una lettura molto più veloce,
se devo andare a capire la Quaresima, quanti aspetti mi solleva, quante questioni mi solleva per la sua comprensione. Adesso io vi ho fatto l'esempio della Quaresima, ma naturalmente può essere fatta con tanti strumenti. Allora, con tante altre parole, naturalmente. Sulla sinistra, in alto, voi avete la visualizzazione della nuvoletta. Se cliccate sulla singola parola, vedete nel grafico, compare solamente la parola carnevale. Okay? E quindi se voi andate ad ingrandirla, ad esempio, andate ad ingrandirla, vedete la parola carnevale in quale porzione di testo si va a collocare. Questo è un altro esempio. Questo allora è un esempio che sto facendo proprio terra terra. Cosa faccio adesso? Esco da qui e torniamo al punto di partenza. Mi devo soffermare un attimo su VoyanTool. Perché? Perché io ho copiato e incollato la tesina, cioè il copia e incolla che avevo fatto con i dizionari, con le enciclopedie. Magari sono un bambino, sono un ragazzo, è chiaro che non è detto che il testo sia qualitativamente quello che poi mi interessa davvero andare ad analizzare. Voglio vedere se sta cosa funziona con testi più complessi, no? Allora, intanto mi dice che posso anche incollare dei link qua dentro, per cui se vado su Google, vado su Google e cerco Carnevale, vi ricordate, no? Carnevale, mi compare la voce di Wikipedia, ad esempio. Quindi posso prendere, clicco su Wikipedia, copio in alto sulla barra degli indirizzi il link, vado su Voyant Tool, poi incollo qua l'indirizzo e lo tengo lì. Dopodiché torno indietro sul mio Google e vado a cercare un'altra enciclopedia, per dire. Cerco l'enciclopedia Treccani. Enciclopedia per ragazzi, prendiamo questa. Copio l'indirizzo dell'enciclopedia Treccani, della voce sul Carnevale, e la incollo qua. Allora, ho incollato due enciclopedie, posso incollarne anche 10. Do spazio, incollo un'altra enciclopedia, un altro indirizzo. Immaginatevi di fare un lavoro del genere sui quotidiani, sugli articoli di 10 quotidiani diversi che parlano di un argomento di cronaca. Volete vedere se ci sono differenze tra un articolo e l'altro, oppure come viene utilizzato, in quale contesto semantico viene inserito il nome di un bambino, di un ragazzo al quale è successo qualche cosa, e volete vedere come mai un giornale ne parla in un modo e un altro giornale ne parla in un altro. Come fate a confrontare i testi? Come fate ad analizzare e confrontare i testi? Allora, io adesso vi faccio l'esempio solo con due enciclopedie. Rimane il fatto che appunto potevamo metterne anche 10 enciclopedie o di articoli di quotidiani online. Allora, dopo aver cliccato su Rivela, intanto Voyant carica il testo. Ecco, dopodiché vedete qua già dal grafico riesco a capire che allora la parola carnevale naturalmente compare in tutte e due i testi che ha caricato. Ad esempio, già la parola Wikitesto non compare probabilmente in Treccani. Vediamo un po', se cerco qualche altra parola, la parola mondo, per dire, compare in tutti e due i testi. Se stessi facendo un esercizio sulla parola immigrato, sulla parola razzismo, probabilmente potrei andare a vedere in quale porzione di testo, con quanta ricorrenza mi viene proposta quella parola e soprattutto andare a vedere anche il contesto semantico nel quale e il contesto sintattico, scusate, nel quale è inserita. Bene, vado avanti, scusatemi, questa prima lezione purtroppo è un po' faticosa, dalle prossime giuro che sarò darò meno informazioni, almeno spero. E più cercheremo di essere più concentrati sul processo. Allora, esco di nuovo da questo esempio e ve ne faccio vedere un altro ancora. Qualcuno magari mi starà dicendo che non va bene, però io adesso vado dritto fino alla fine. E perché? Perché
ti faccio vedere come funziona se invece di due enciclopedie online ho delle fiabe. Mi interessa analizzare mettere a confronto delle fiabe, Biancaneve, il Castello del Sole e il Gigante Pauroso. Li seleziono, Voyant cosa fa? Prende dal mio computer tutti e tre i testi e me li mette a confronto. Me li mette a confronto e mi dice praticamente in quali di questi tre testi compare ad esempio la parola Biancaneve. Noi lo troviamo citata molte volte nella fiaba Biancaneve, ma evidentemente anche nella fiaba Il Castello del Sole. Adesso non so per quale ragione è citata dentro la fiaba Il Castello del Sole, non la conosco nello specifico, ma questo per farvi vedere che Voyant funziona ad esempio con la scuola primaria. Se dobbiamo lavorare sulle fiabe, sui racconti, possiamo utilizzare esempi di questo tipo. Se stiamo invece, che ne so, alla scuola secondaria di primo grado e vogliamo lavorare sulla narrativa, possiamo ad esempio prendere come esempio, Salgari. Carico il corsaro nero di Salgari dentro Voyant Tool e vedo che succede. Cioè il libro digitale, non il libro cartaceo, questo è il libro digitale, Voyant mi consente di caricarlo e di analizzarlo in una frazione di secondo, per cui vedete la parola corsaro, la parola... Adesso ve la faccio vedere anche in grande questa mappa, perché sennò sembra sempre troppo piccola. In realtà vedete la parola corsaro, la parola disse, quali sono i termini più ricorrenti all'interno del testo, vedete, posso cambiare anche la visualizzazione, però senza dubbio il corsaro. Allora, nessuno mi impedisce di scegliere, ad esempio, la parola corsaro e metterla in relazione con la parola Carmaux, che è un paesino scoperto della Francia, nel quale questi pirati probabilmente, io non ho letto Salgari, quale i pirati probabilmente hanno la loro base, già che il ciclo dei pirati di Salgari spesso appunto c'è questo Carmaux citato e corsari e filibustieri, ad esempio, ci passano di continuo da questo posto. Adesso non so perché, io non ho studiato Salgari, però appunto volessi fare una lettura veloce del Corsaro Nero, vedete, in pochi minuti riuscirei a sapere delle cose che sulla carta praticamente sarebbero molto più faticose. Faccio un esempio per le scuole superiori e dopo mi taccio. Faccio un esempio per le scuole superiori prendendo come fonte, stavolta, non più Salgari o le fiabe, ma prendendo la filosofia, ad esempio. C'ho 10 libri di filosofia. C'ho Kant, Spinoza, Platone, Aristotele, proprio facciamo finta di avere San Tommaso, Sant'Agostino, 10 libri diversi, anzi 11, ok? Questi 11 libri io li carico tutti quanti dentro Voyant Tool, E Voyant Tool mi consente in una frazione di secondo di sapere in tutti e 10 gli autori o tutti e 10 i temi, la parola Dio, in quali ad esempio contesti sintattici e semantici compare. Oppure, che ne so, vedere la parola essere, che in filosofia è evidentemente importantissima per la metafisica. Come mai, ad esempio, vedete, la parola essere compare spesso nel primo libro che si intitola, no, scusate, nel secondo libro che si intitola Metafisica e poi compare un po' di meno negli altri, perché evidentemente gli altri libri focalizzano su altri temi della filosofia. Allora, io questo adesso lo devo spostare, chiudo questo, per farvi un esempio ancora più banale, cioè più banale, questo non è affatto banale, naturalmente voglio mettere in relazione le parole Dio e natura, e vedere all'interno di questi 10 testi dove compaiono, naturalmente, vedete, nel libro dedicato alla filosofia della religione la parola Dio è più frequente, mentre la parola natura è più frequente nel capitolo dedicato alla filosofia della natura e della scienza. Adesso vi sto facendo vedere naturalmente una terminologia, quella più generica, il lavoro di confronto, di analisi. E evidentemente poi anche sintesi del testo si può fare veramente in una maniera,
in una maniera avanzatissima, rispetto anche naturalmente alle potenzialità, come dire, cognitive che poi possono avere i ragazzi anche in base alla loro età. Mi fermo, interrompo la condivisione e spero che qualcuno non mi abbia lanciato troppe. Ah, ecco, volete anche una. Lo so, 2 ore sono così, però fare una pausa in mezzo a 2 ore è praticamente impossibile. Tenete conto, il video è registrato, quindi al limite ci possiamo, ve lo potete rivedere. Non solo, proviamo, dalla prossima volta proviamo ad aprire anche un ambiente di apprendimento asincrono. Cioè, l'ambiente di apprendimento sincrono è questo, dove siamo ora, dove io parlo come un mitra e naturalmente, come dire, approfitto di queste 2 ore per raccontarvi più cose possibili. Però poi nell'ambiente asincrono facciamo magari una classe su Classroom, lì possiamo anche eventualmente confrontarci mandando dei post, mandando dei materiali, condividendo. E già dalla prossima volta vorrei proporvi di iscrivervi a una Classroom che insieme alla professoressa Piermattei poi stiamo allestendo. Questo perché mi rendo conto naturalmente che le informazioni possono essere anche troppe rispetto alla quantità di processi che poi in realtà anche vengono messi in campo. Però ripeto, allora oggi per sintetizzare abbiamo lavorato sul brainstorming, vi ho fatto vedere due software per fare il brainstorming, Mentimeter e Jamboard, abbiamo lavorato sulle fonti primarie, non sulle fonti primarie, sulle fonti indispensabili quando si va a fare ricerca. È inutile mandare i ragazzi allo sbaraglio a fare ricerca, bisogna insegnargli a cosa servono dizionari e enciclopedie. E un modo per farlo, secondo me, è questo, sia in presenza che online, cioè facendogli capire che quali è l'obiettivo del dizionario e qual è l'obiettivo dell'enciclopedia. Dopo che l'hanno capito, naturalmente imparano a fare con un po' di alfabetizzazione digitale copia e incolla. E con il testo digitale loro possono lavorare sulla comprensione del testo, quindi sull'analisi e poi sulla sintesi, che possono essere riassunti, possono essere mappe concettuali, mappe mentali di ogni tipo. Cioè, con il testo digitale, in realtà, la comprensione del testo ha talmente tante opportunità di essere raggiunta, questo è il momento, come dire, anche un po' di approfittarne, visto che siamo in questa situazione anche tragica, insomma, no? Dove dobbiamo spesso lavorare in digitale, cioè cerchiamo di far lavorare i ragazzi sui testi, ma naturalmente anche sulle immagini, sui suoni, sui video, su tutta la multimedialità, farli lavorare in formato digitale, perché con il digitale si fanno delle cose semplicemente impensabili. Quello che io vi ho fatto vedere ora in Voyant Tool in 20 minuti in realtà non è niente, perché andrebbe fatto vedere, cioè ci vogliono giorni e giorni di studio, è uno strumento potentissimo che utilizzano i linguisti, però vedete è gratuito e posso usarlo anch'io, che non sono naturalmente un linguista, non sono un esperto né di letteratura né di filosofia, però voglio leggermi Platone e confrontarlo con Aristotele, c'è un programma praticamente che me li mette a confronto e in 4.48 riesco a capire il contesto sintattico della parola etica per Platone e il contesto sintattico della parola etica per Aristotele. Cioè, non devo farlo io, non devo leggermi il testo e sottolinearlo, cioè me li dà già lui direttamente, quindi io devo solo sperare di riuscire a capire poi cosa c'è scritto, insomma, ecco, decodificare quello che c'è scritto. Mi piacerebbe raccontarvi anche tante altre cose, ma mi rendo conto che sono le 5. Forse i colleghi mi concedono 2 minuti per mandarvi solo un piccolo questionario, o un piccolo questionario, ma proprio piccolo, che vi simulo direttamente, in diretta, così capite anche come lo faccio. Apro il mio solito Mentimeter, ormai Mentimeter l'avete già sperimentato prima. Allora, creo un nuovo Mentimeter, una nuova presentazione sostanzialmente, che chiamo ti è piaciuta? Vabbè, facciamo così, questionario finale, crea presentazione. Perché non me lo crea? Niente, non me l'ha creato.
Perché non me lo crea? Questionario. Ah, ecco, scusate, ho sbagliato qualche cosa prima. Questionario. Bene, invece di scegliere la nuvoletta, stavolta scelgo, la visualizzazione per colonne. La domanda diventa: ti è piaciuta questa lezione? Lo cambio. Ti è piaciuta questa lezione? Piaciuta questa lezione? Le opzioni sono per niente, poco, abbastanza e poi ne aggiungo un'altra, molto. Adesso voi fatevi questo esempio anche per capire, cioè proponetelo ai vostri ragazzi. Se sui vostri browser adesso inserite www.menti.com e il codice 461673, potete rispondere a questa domanda. Www.menti.com, incollate il codice, submit, avete quattro opzioni, dopodiché io vi faccio vedere in diretta anche i risultati, mi potete anche stroncare. E così potrò fare anche un po' di autocoscienza eventualmente subito dopo. Non è un questionario di valutazione, è solo così per farvi vedere lo strumento utilizzato non solo per fare brainstorming, ma anche per fare, come dire, chiusura, no? Non apertura della lezione, ma chiusura per capire se i bambini, i ragazzi vi è piaciuto. Quindi anche, vabbè, anche un po' un riscontro per me perché mi rendo conto che sono state 2 ore davvero dense. Scusatemi, effettivamente le lezioni online più di 50 minuti dovrebbero essere vietate, però noi adesso stiamo lavorando in un regime di sforzo comunque eccezionale e quindi approfittiamo di tutte le energie che abbiamo per mettere in campo più opportunità possibile. Ci sarà il tempo per perfezionare la didattica digitale senza meno nei prossimi anni. Bene, comunque già 11 risposte, abbastanza molto. Nessuno dice che non gli è piaciuta per niente, quindi già per me questo è un sollievo. Vado nella chat, vediamo un po' che cosa ci diciamo, interrompo la condivisione. Aggiungerei un'altra voce, moltissimo. Grazie, va bene, grazie. E se i colleghi vogliono interrompere la registrazione, naturalmente io faccio un caro saluto a tutti. Ci vediamo lunedì alle 3 per parlare di ambienti di apprendimento, ancora una volta, e fonti informative. Vi faccio vedere alcuni esempi di come si possono strutturare delle lezioni digitali usando le biblioteche fisiche e digitali. Io vi ringrazio davvero. E per le domande e le risposte ci sentiremo dalla prossima settimana. Allestiamo l'ambiente asincrono. Di nuovo, davvero, arrivederci a tutti quanti. Grazie, grazie mille, davvero.